Un saluto a tutti gli amici di Parks Mania. Oggi siamo in compagnia di Gianfranco Bollini, uno dei più importanti direttori artistici per gli spettacoli nei parchi di divertimento, con cui faremo oggi quattro chiacchiere, faremo un'intervista. Cominciamo subito. Noi tutti ti conosciamo dai tempi di Gardaland, ma prima di arrivare ad animare gli show di Prezzemolo, che altre esperienze hai fatto e quali sono stati i tuoi inizi? Ah, prima di arrivare, intanto ciao a tutti, ciao Italia e dalla Spagna un saluto caro. E se qua partiamo alla partenza, dunque, io arrivo sono nato in una famiglia veramente molto povera e con 10 fratelli, dunque, il decimo ero io. E dunque, non avevo le possibilità economiche per portare avanti gli studi dopo le scuole, diciamo, medie. Ora, cosa ho fatto? Praticamente ho fatto che lavoravo di giorno da mio cugino, che era un disegnatore tecnico, per apprendere qualcosa. Ho fatto un poco di congegnatore meccanico, che poi è una scuola che non esiste più. E era una specie di perito. E questo facevo il pomeriggio, facevo questa scuola del perito, e alla sera, in quei tempi, nascevano le famose radio libere. E alla sera praticamente andavo a allenarmi per fare questo speakeraggio nelle radio libere. Nacque così. Poi nel tempo un po' di lavori li abbandonai, dedicandomi interamente alla radio, erano le famose radio locali. Ebbi la fortuna nella mia vita di lavorare con delle persone altamente professionali, che erano poi i ragazzi di Radio Zoc, che era Radio Zero, che poi era chiusa, era la famosa radio di Vasco Rossi, no? Però ho avuto una grande possibilità, opportunità di lavorare con Maurizio Solieri, che era il chitarrista, l'altro chitarrista, che era Gigi Riva, che poi è morto, sappiamo, alcuni anni fa. Poi lavorando sempre con questi ragazzi. E ho avuto la fortuna di essere anche per 6 mesi, solamente 6 mesi, di essere il direttore artistico di Vasco Rossi, perché anche Vasco Rossi veniva praticamente a RTL a registrare, ed erano i tempi di Alba Chiara, la strega. Mi ricordo molto bene che con Vasco abbiamo avuto un rapporto di 6 mesi molto bello, perché poi era un ragazzo straordinario, molto semplice, molto alla mano. E iniziò, diciamo, la carriera radiofonica. Da RTL passai a Studio 94. Studio 94 era una radio che stava andando molto bene, e nel periodo del mio servizio militare sentivo un sacco di bravissimi speaker, animatori, radiofonici, e presi proprio questi ragazzi a lavorare con me. E andammo avanti con questa avventura. Dalla radio poi iniziava una nuova programmazione artistica, non so di quale anno, ti sto parlando di 32 anni fa, 33 anni fa, e quando fui chiamato da Gardaland, da una segretaria, che mi disse: "Lei è stato selezionato per dare la voce ad un robot che abbiamo preso in America dalla Disney, e questo robot si chiama Prezzemolik." Ok, ma io sinceramente non avevo mai fatto nessuna domanda a Gardaland, perché lavoravo in radio. È stato un mio amico tecnico che lavorava all'Egitto, che era stato appena aperto, per scherzo mi aveva messo dentro. Allora io, in poche parole, andai a fare questa prova voce, a dar voce, dar animo a questo robot. E poi dopo praticamente andai a cena e me ne andai. Il giorno dopo mi chiamarono: "Lei è stato selezionato, ma guardate, io ho già un lavoro, sto bene, lavoro alla radio, non mi sento." Era il periodo di Pasqua, e il direttore artistico, il povero Fernando Solidoro, che poi morì alcuni anni fa anche lui, mi disse: "Per favore, fallo per me, ti prego, ti pago quello che ti devo pagare, vieni a fare almeno i 3-4 giorni di Pasqua." Ho fatto i 3-4 giorni di Pasqua, e
essendo Gardaland, avendo 30-40 soci, quando un socio di Gardaland a quei tempi diceva vogliamo questa voce, era volere quella voce. Io me ne andai, però arrivava il punto di maggio, del 25 di maggio. Mi pregò ancora Gianfranco, ti prego Gianfranco, ti prego Gianfranco, ti prego. Andai a fare questi 3-4 giorni dopo che mi hanno ritrovato che ero praticamente in vacanza sul lago di Iseo, e dal lago di Iseo mi partii per fare questo favore e dopo tornai indietro, ma c'è un altro ponte, c'era il ponte del 1 maggio. Ricomincio la telefonata, vado lì, però mi successe una cosa incredibile, accadde che in quel momento lì, la terza volta che andai a Gardaland, rimasi affascinato, perché non andavo solamente a dare la voce, ho avuto anche qualche ora di tempo per vedere la famosa Valle dei Re, ma guardavo l'aspetto, diciamo, della natura più che aspetto delle attrazioni, e cominciai a innamorarmi, sai quell'amore che tu senti a prima vista? Sì, un colpo di fulmine. Sì, è stato, no, è nato, è un amore che è cresciuto in 2 giorni. E lui mi guardò negli occhi, Fernando, e mi disse, ti piace, vero? Sì, vedete, comincia a piacermi. Perché poi questo robot ebbe un grande successo, un grande esito nel parco. Anch'io mi innamorai di questo robot. E io la voce, ok, però mi innamorai di questo oggettino metallico. E lì, ok, fece questo contratto e cominciò così. Poi dopo, il mio primo pensiero è stato, beh, qua in 6 mesi, mi sono detto, nella prima settimana che lavorai per loro, in 6 mesi, o mi mandano via, o rimango qua per tutta la vita. Perché avevo anche un po' una dialettica molto molto rapida, molto veloce, ero abbastanza culturato perché studiavo molto, facendo questo robot dovevo sapere un sacco di cose, e mi compararono delle enciclopedie incredibili, molto, insomma, un casino. In poche parole sono rimasto lì, e lì dopo 6 mesi mi fecero vice responsabile artistico, e erano i periodi che nascevano i grandi parchi, dunque esatto. È un po' in tutto il mondo, dunque io sono nato coi parchi alla fin fine. Devo dire grazie a Gardaland che mi ha dato la possibilità di fare 19 anni con loro, e sono stati meravigliosi, anni in cui io non dimentico e porto sempre un ricordo, anzi non vedo l'ora che arriva Natale, perché andrò a fare un giro a Natale di 3-4 ore al parco, perché è sempre la mia mamma. Bene. La mamma non si scorda mai. Dunque, cosa è cambiato nel corso degli anni nel mondo dello spettacolo dei parchi? E cosa chiede il pubblico? A quei tempi si guardavano sempre un po' quello che faceva Disney. Era se il paragone è Disney. Ma io penso che anche tuttora il paragone è Disney. Ci sono dei parchi, diciamo, in Asia che sono ben fatti, ben costruiti, hanno delle bellissime magie, però il tocco finale lo dà sempre la Disney, perché la Disney poi alla fin fine compra tutto, ha i diritti di tutto, e si guardava un po' la Disney. Chiaramente noi non avevamo dei budget per avere quei soldi per dare dei prodotti a livello di Disney. Allora abbiamo cominciato con delle piccole parate, abbiamo fatto delle piccole cose. Avevo un teatro tenda in cui c'erano 50-60 gradi d'estate, praticamente si moriva da tutte le parti. Avevamo dei costumi della parata che facevamo a Luna, pensavamo dei pazzi, a Luna, a Gardaland si facevano queste piccole parate, tutto è venuto un po' per mano. Dopo 2 anni diventai direttore artistico del parco e ebbi la possibilità di dare un po', non dico di salto di qualità, perché non mi piace dire che i 2 anni prima non erano di salto di qualità, però il direttore artistico di prima era un mago, tutto era sempre sulla magia, hai capito? Uh-huh. Ho la possibilità di fare un po' come le hanno battezzate molti, soprattutto se il mio nome è stato battezzato voi di Parkmania, le bollinate, le famose bollinate, e nacquero queste bollinate in cui c'era balletto abbinato ai numeri, che non venivano poi dal mondo circense, perché il mondo del circo allora erano tutti animali. E cominciai lì, però
la vera forza di Gardner capirono l'importanza degli spettacoli solamente nel periodo di Natale, perché a Natale capirono che la gente, ah Madonna, ci sono anche gli spettacoli. E lì è stato il vantaggio, poi è stato un gioco a nostro vantaggio. È anche vero che sono stato il primo a portare Halloween in Italia, ma Halloween non certamente l'ho inventato io. Io ho portato Halloween in Italia, sì, però grazie agli amici di Europa Park, che loro lo facevano già 3-4 anni prima, un parco in cui dopo ho lavorato per altri 2 anni dopo Gardaland, in cui non è la mamma ma è la zia. E devo anche ho dato molto a loro, ho ricevuto anche molto di quella verità umanamente. Grazie, proseguiamo quindi con la prossima domanda. È meglio assecondare le aspettative del pubblico o sorprenderlo con qualcosa di innovativo? No, assecondarlo no, assolutamente. Cioè, il pubblico è la parte priore, cioè la cosa più importante che tu hai. Oggi come oggi io dico sempre ai futuri art director o responsabili, loro devono stare molto attenti sul pubblico, loro devono andare quando creano un prodotto e magari lo pensano mesi prima, loro devono andare negli spettacoli antecedenti, devono stare in mezzo al pubblico, non neanche tanto per guardare lo show, ma per vedere l'aspetto visuale, la reazione che hanno e soprattutto... diciamo, se uno è italiano, ok, sono in Italia, so già il tipo di pubblico e il tipo di gradimento. In Germania c'è un altro tipo di show, c'è molto più paillette, lustrini e piume. In Spagna è già diverso anche qua, insomma, devi stare molto attento. Poi devi anche capire che se il tuo pubblico è suddiviso, che 1 milione sono francesi, 1 milione sono svizzeri, 1 milione, 2 milioni sono tedeschi, devi amalgamare un po' tutto, devi essere un po' capace di saperlo leggere. Questo qua non è una trasformazione dal bruco che diventa farfalla, cioè ci vuole un po' di pazienza per capire, non aver fretta di spaccare tutto, perché se poi tu a livello creativo vuoi spaccare tutto subito, ragazzo, duri poco, duri 2-3 anni e ti vai a esaurire, no? E poi dopo, in ballo poi, io dico sempre che gli spettacoli che vanno premiati non devono premiare Gianfranco Bollini, Gianfranco quello che ha dato, devono premiare sempre quei parchi che hanno dei budget poverissimi e che quel poco di budget riescono a fare delle produzioni molto belle. E in Italia so che ci sono dei parchi piccolissimi, piccoli diciamo in dimensione, e con dei budget molto relativi e riescono a fare delle ottime produzioni che io le guardo e dico bravi ragazzi, vorrei dirgli bravi, dagli anche la mano. È facile fare un bel spettacolo avendo milioni, 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 capito? Diciamo che oggi come oggi, se parliamo a livello quotidiano, i giovani sono più concentrati sul mondo di Instagram a vedere i video e essere quasi autoproduttore di se stessi, no? Perché ognuno si è fatto una rete sociale, ognuno è giornalista, ognuno è un critico, ognuno dà la sua espressione, no? E bisogna stare molto attenti sulla sensibilità delle famiglie, che sono poi la base principale che frequenta i parchi. La Disney ha improntato sulla famiglia, però un occhio attento al teenager, che è molto importante. Io da 2 anni a queste parti, negli show, ho cominciato a rappare perché semplicemente perché ho avuto la fortuna che ho 2 figli adolescenti. Loro mi dicono: ehi papà, guarda che va questo, ehi papà, ehi, guarda che senti le canzoni, ehi papà, ascolta questo, papà, anche quest'altro. Questa è una forza, hai capito, che tu hai in più, avere 2 figli adolescenti che ti danno la possibilità di aprirti comunque verso un mondo che non va assolutamente dimenticato. L'evoluzione è veramente rapida, è talmente veloce che bisogna stare attenti a non sottovalutare nessuno. Tu puoi andare avanti verso la famiglia, però la famiglia è molto limitata, perché anche un papà che ha 50 anni, oggi come oggi, non vuole più invecchiare. Il papà di 50 anni vuole fare il figo, non c'è niente da fare. La mamma di 50 anni vuole fare la figa, anche lei, capito, si veste come la figlia, anzi si scambiano i vestiti con le figlie. Qua più nessuno vuole invecchiare, vuole stare eternamente giovani. Bene,
Avendo girato diversi parchi nel mondo, quanto è difficile o necessario adattare gli spettacoli agli spettatori? Ma guarda, io non mi faccio questi problemi. Ora, quando fai uno show, lo devi fare innanzitutto non pensando che tu lo stai facendo in Spagna, dove sono attualmente e fra un po' avrò il mio decimo anno, inizierò il mio decimo anno proprio qua a PortAventura. Non mi pongo il problema, ho imposto quasi io le mie bollinate, capito? Ho imposto uno stile di show che voi conoscete molto bene, che è uno show molto caotico in cui c'è una presenza continua, ritmata del corpo di ballo, dei numeri artistici non circensi, perché non sono più numeri artistici, questi sono numeri circensi. Però le bollinate, attenzione, se guardiamo nel tempo, nella mia povertà assoluta di quei tempi, oggi come oggi, le vediamo a X Factor. A X Factor vediamo il cantante abbinato agli acrobati o a delle situazioni, chiaramente in un'altra formula, con molto più soldi, però l'idea concettuale c'è tutta. Dunque non devi aver paura, perché la paura, se tu hai paura in quel momento sbagli. Chiaramente un prodotto può venire perfetto, un prodotto può venire anche meno bene, hai un po' di tempo per sistemartelo, però andare a copiare gli altri è sempre una brutta cosa, è sempre un clone. Chiaramente anch'io prendo degli spunti come tante persone. Io sono l'unico direttore artistico in Europa che fa filmare e fotografare praticamente tutti gli show. Perché? Perché è bello. Perché una persona non deve portarsi a casa un ricordo, delle immagini? Perché una persona non può filmare? Perché deve aver paura? Paura di che cosa? Se vuole uno mi filma come vuole. E l'ho fatto da sempre, questa possibilità. Fate foto, fate video, fate quello che volete. Quando sono andato in Germania era uno scandalo. Come? Fai filmare tutto e la gente non viene più a vedere. No, se tu hai un prodotto buono, la gente viene a vedere. Cosa importa? Un video è un video. A vederlo in diretta è in diretta, come una partita di calcio, come una partita di pallavolo, di pallacanestro, insomma. Tu vivi l'animo in quel momento, vivi l'enfasi del pubblico, respiri l'aria di quel momento artistico, no? Bene, passiamo alla prossima domanda. La tecnologia è sempre più presente anche nel mondo dello spettacolo. Può essere utile per le musiche e gli effetti speciali, ma non si rischia di magari nascondere un po' o di mettere in secondo piano la bravura degli artisti e del regista? Sì, sono d'accordo con te, soprattutto chi ha fame di tecnologia, ovvero prendiamo un esempio: un parco che compra il primo LED, il LED wall, no? Dicono con LED wall ho risolto tutti i problemi della scenografia. Realmente fai una porcata. Fai una porcata perché lavori molto sul LED wall e qua si chiama pantalla LED, sullo schermo LED, e non lavori più sul palco. Allora, bisogna stare molto attenti ad operare sul LED wall, perché lo devi adoperare, ma lo devi saper dosare. Oggi come oggi è una cosa naturale, le proiezioni ci sono, alcuni effetti li metti dentro, però bisogna mai snaturare quello che è lo show. Elementi scenografici in scena vanno inseriti dentro. Elementi, diciamo, il vecchio teatro a Bruno Mello, il famoso scenotecnico e scenografo italiano, bisogna fare un po' il Bruno Mello della situazione. Lo dico per quelli che non conoscono Bruno Mello, che vogliono fargli al diretto. Compratevi un libro di Bruno Mello che si chiama Trattato di scenografia. Perfetto. E questo qua è praticamente è la Bibbia chi vuole imparare a fare questo lavoro, quando le onde si facevano ancora con i fusti di legno. E poi soprattutto compratevi i libri di Svoldova, che è stato il primo a fare le proiezioni, il cieco, che è stato Svoldova, che è del famoso del teatro di Praga, della Lanterna Magica, che ha fatto le prime grandi proiezioni. Veramente con le lampadine. Ora dobbiamo metterci insieme e tirare fuori l'oggettistica vera in 3D abbinato anche al video wall che ti deve semplicemente aiutare, ma quello che ti deve aiutare molto,
che le luci debbano essere anche un po' coprenti un po' il video wall. Se no, normalmente cosa fanno? Sparo un sacco di luci che non vedi niente. Video wall e vedi un film e l'artista solo disperato come un cane. O il balletto abbandonato. Invece tutto deve essere amalgamato bene. Ma questo arriva, se mi permettete, una cosa che non mi piace mai dirlo, arriva un po' con l'esperienza. E l'esperienza, i giovani, soprattutto i giovani, hanno fretta. Cioè dico, io ho già fatto un anno di esperienza nel parco là, mi sento pronto. Non l'esperienza non è niente. Cioè, devi morsicare, devi sentire anche, devi valorizzare il valore, perché nel palco c'è il balletto, c'è il costume, c'è il trucco, c'è l'effetto che devi dare, lo devi amalgamare bene in modo che salta fuori, non dico il gioiello, ma deve saltare fuori almeno un bel fiore. Questo qua è importante. Dopo sempre in base a quello che hai, poverino. Se uno ha solamente un video wall, e due ballerini e un artista, fa quello che può, insomma. Però io penso che la fantasia deve aiutare molto. Internet, oggi come oggi, è una fortuna per tutti. Si vede di tutto e di più, dunque. Io dico, la tecnologia certamente aiuta. Io l'ho adoperata molto, il mapping, ok, facciamo il mapping, tutti hanno fatto il mapping, buttato in tutte le forme. Io se voglio domani ne creo tre mapping, non ho problema, però il mapping l'ho messo solamente nel tesoro di Taddeo Jones, che ho qua a PortAventura. L'ho adoperato in uno show in cui, non avendo la possibilità di avere nella cantina, non avendo la possibilità di avere altre quinte, ho adoperato questo mapping per far entrare il personaggio che voi non conoscete in Italia, Taddeo Jones e la mummia, di farlo entrare nei vari mondi per le scoperte e per le sue invenzioni, insomma. Ma bisogna stare molto attenti anche sul mapping, sennò Il mapping è come la cioccolata, se la mangi per mezz'ora, dopo un po' ti viene la nausea, insomma. Bisogna sempre saper dosare le cose. E non tutti riescono a farlo bene, alcuni lo fanno benissimo.